Ora noi si esce dalla macchina, si incomincia, se riesco a uscire, sì. Sportello d'un quintale e mezzo. Allora aspettate che controllo se le lampade sono a posto, poi vi giro la telecamera dall'altra parte. Benvenuti a tutti ragazzi, eccolo qua, e vediamo come vanno le lampade. Sì, sembra che vadano bene. Eccoci qua. Ora c'è una breve strada che ci porta a questa sorgente maledetta. Siamo io e Massimo Meccarelli del gruppo GRP, lui fa parte dello staff, è qui con me, eccolo là. Ciao a tutti. Quindi stasera c'ho la compagnia, perché l'altra sera eravate in pensiero perché ero da solo, preoccupati. E infatti se succede qualcosa meglio non essere mai da soli. Ora andiamo verso questa sorgente maledetta, qui siamo già nel bosco. Corteccia venuta giù da lì. Comunque buonasera a tutti ragazzi, non so quanto riuscirò a vedere quello che dite qui sotto, perché insomma camminando con l'attrezzatura a mano è una live un po' complicata questa qui, eh? Però diciamo che così lo usiamo subito. Mi sono portato l'M3, perché se c'è qualche presenza certo non ce la faremo scappare. Stiamo salendo, qui è salita, quindi se sentite un po' di fiatone è normale, eh? Da qui già si intravede la famosa sorgente maledetta, eccola là. Ora quando mi avvicino ve la faccio vedere, eccola lì. Si intravede perché ci vorrebbe luce più forte. Eccola lì, guarda. Sì, si vede il cemmale. Poi tanto ora ci si avvicina. La famosa sorgente maledetta. Ciao Rosa, buonasera. Bella Matrix. Bella Trix, scusa, mi sbaglio sempre. Buonasera a tutti quelli che sono entrati nel frattempo che io ero preso dalle riprese, che poi fa anche rima, no? Ora ci si avvicina a questo posto perché qui sicuramente c'è qualche presenza. Vediamo. Vi presento la sorgente maledetta. Qui, tempo di guerra, ci sono stati giustiziati e fucilati dei partigiani, e quindi praticamente ci sono sicuramente rimaste delle presenze. L'altra volta abbiamo beccato una presenza dalla parte di qua, se non mi sbaglio, eravamo lì. Eravamo al finestrello. Sì. Quindi ora ci si avvicina alla zona dove l'altra volta siamo stati qui. Abbiamo percepito una presenza, ora vediamo se c'è. Qui c'è addirittura, eccola, bel segnale dell'M3. Fermo, allontanati, buonasera. Buonasera, siamo venuti in pace, io e Massimo. Allontanati dello strumento perché così dai che fai... ti facciamo quattro domande. Eccolo là. Allora, sei un soldato di quelli giustiziati? Se sei un soldato rispondi di sì con le lucine. Vediamo un po', si era avvicinato parecchio prima. Sei un uomo? Rispondici se sei qui vicino, accendi tutte le lucine. La presenza c'è perché vedo che sale. Sei un uomo? È bassa. È bassa, sì. Sei un uomo? No. Vediamo
vediamo se ci risponde. Ci vuole un po' di pazienza all'inizio. Sei una donna? Tanto buonasera a tutti. C'è salito lo strumento, quindi c'è caso che c'è una presenza qui. E ora cercheremo di capire se è quella che si pensa noi. Eccolo che risale, deve essere vicino. Beh, però ci devi rispondere. Allontanati dallo strumento, se no mi si accendono le luci e non mi ci fai capire niente. Allora, ripartiamo da zero. Adesso Massimo cercherà di interrogare sta presenza, se ci riesce. Sei un abitante di Sarteano morto qui? Sei un soldato? Senti, io ho messo qua. Prova a appoggiarlo. Non aver paura. Guarda, io sto lontano dallo strumento. Ecco. No, non usci tu qua. Non aver paura. Ecco, là vedo che si muove la cucina. Senti, ci rispondi a qualche domanda? Avvicinati a questo strumento, dai, in qualche maniera. Se ci vuoi rispondere a qualche domanda, accendi le lucine. Ma no, basse così. Guarda, quando è un sì, accendile fino in fondo, tutte quante. Che è? Un rumore? Come un ramo spezzato. Chi c'è qui dietro? Vediamo se ci risponde, perché vedi il segnale c'è. Il segnale c'è basso, ma c'è, però vedi, ecco. Ora c'è un po' di segnale bassissimo, però. Dovresti avvicinarti di più a questo strumento se ci sei qui con noi. Senti, sei la stessa presenza dell'altra volta che ci ha risposto alle domande? C'ha poca forza. C'ha poca forza, però. Intanto voglio dare un'occhiata qui dentro, perché l'altra volta ci ho visto un'ombra particolarissima dentro questa fessura. Che posto. Chi c'è là? Perché c'è una finestra che dà dentro a questo stabile murato strano. Andiamo a cercare di capire dove si è nascosto questo povero partigiano, se è lui. Era bloccata la live? No, il segnale c'è. Forse ho abbassato il telefono troppo, c'era poco segnale, eh. Vediamo la seconda camera come riprende, va bene. Avvicinati a questo strumento, dai, se ci sei qui. Ti si chiede solo due cose e basta, vieni. Vicino a questo M3, poi quando sei vicino fai salire tutte le lucine e non si capisce che ci sei. Ti puoi avvicinare a questo strumento? Si blocca spesso perché forse c'è la linea un po' scarsa, però ora riparte, vedo. Ragazzi, invitate anche un po' di gente, se volete siete 70 persone per ora. 66 mi sembra. Come pubblico mi potrebbe bastare anche così, eh. Sono contento quando ci sono parecchie persone. Ora cerchiamo di individuare se c'è veramente questa presenza, perché una volta l'abbiamo già contattata. C'è quel buco lì che è terribile. Che venga fuori da lì lui. Ti ricordi una volta si mise lì sopra l'M3 con il mattone? Pronto? Allora, se ci sei, avvicinati a questo strumento, se sei lì dentro, esci da questa finestra. Ci sei? Fai salire le lucine, vai. Dai, ti si fa solo due domande. Forse troppa luce. Un po' la posso abbassare. Aspetta. Sei qui vicino a noi?
Avvicinati allo strumento, dai, fai salire le luci e ci fai capire che sei qui con noi. Prima, appena siamo arrivati, sei arrivato, ti sei avvicinato e tutto. Ora, perché non lo fai più? Ti avvicini a noi? Mica ti si fa niente, siamo venuti in pace, eh? Guarda che noi siamo persone brave. Vuoi avvicinarti? Niente, appena siamo arrivati è salito subito quasi a fondo scala e poi si è calmato quasi immediatamente, non capito come mai. Attendiamo un pochino, vediamo se salta fuori, eh? Siamo praticamente in montagna, nel mezzo al bosco. Sotto un albero strano, eccolo lì. Ve lo voglio proprio far vedere questo albero, perché è un albero molto strano, guardate com'è fatto. I rami sono andati lì in giù. È piegato a L e poi risale ancora verso l'alto. E di qua uguale. E anche di qua. Una pianta molto 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 strana. Allora ci sei qui vicino? Sembra di no. Se ci sei. Stefano. Punta un po' verso quell'albero lì. Lì, eh? Sì. Che vedevi? Ma non lo so, mi sembra di vedere qualcosa che spariva dietro l'albero. Si potrebbe provare con qualcosa, col kinetic. Forse. L'accendo, così ti do anche questo. Forse. Aspettate un attimo, ragazzi, che devo accendere il kinetic. Tante le volte. Che rumore? Sì? C'è stato un rumore non indifferente. Vediamo un po'. Kinetic è partito, vediamo un po' di luce propria. Eccolo là. Sì, chiappa anche questo, vai. Se vedi qualche presenza te la tratteggia, ti ricordi, no? Sì. Abbiamo acceso anche un kinetic perché non si sa mai se qualche presenza si volesse far vedere sotto forma di sagoma. Io nel frattempo terrò in mano un pochino l'M3, vediamo se qualcuno vuole chiacchierare un po'. Sì, eh? Enorme. Allora, vediamo un po'. Per ora l'M3 non si muove. C'è qualcosa? No, cercavo di individuare il paletto. Aspetta, spostiamoci indietro e guarda verso la finestra. Tante volte lui fosse lì. L'M3 si è mosso. Quando senti il suono vuol dire che c'è qualcosa. C'è Massimo che sta controllando col kinetic se vede qualche sagoma. Eccolo lì, che bello. Allora sei qui. Fatti vedere per bene, dai. Si è visto la sagoma sua, per un momento. Dove ti sei nascosto? Infatti guarda, saliva anche... Guarda, ecco. Guarda come sale. È dentro. È qui vicino perché sale lo strumento. Sei? Allora, se sei la persona dell'altra volta, fai salire tutte le lucine fino in fondo. No, sembra che non è quello dell'altra volta, perché un po' si muove ma non fa salire tutte le lucine. Stava lì nell'altro. Eccolo. Ah, ma allora sei. Ma è nascosto lì dentro, dai, dentro quella stanza. Non vuole saltare fuori da lì. Questo rumore che sentite è kinetic, si avvista qualche cosa. L'M3 è tranquillo, ce l'ho qui.
Vieni vicino a noi, dai, che ti si fa due domande. Puoi venire vicino? Mettiamo qui anche. Mazza com'è alto. Questo. Ho visto che lampeggiava. È una persona alta? A me è sembrato. Allora, avvicinati, se no qui all'M3. Quando ti avvicini salgono le lucine. Fai vedere se ci sei, vai. Avvicinati e fa salire tutte queste luci. No, eh? Allora fatti vedere di qua. Nel Kinetic. Vediamo se riusciamo a contattare questa povera anima. Eccolo, guarda. Eccolo là. L'hai visto, eh? Sì. Fatti vedere. Ho visto. Ah, è lì dentro nascosto. Peccato che non ci si può entrare dentro questa struttura. Guarda. Eccolo là, l'ho visto. Poi dopo, quando si riguarda il video, vedrai che si vede meglio tutti i particolari. Senti, perché non ci accendi qualche lucina? Dai, ti si infatti, fa. Infatti, guarda, metto qui anche questo. Vieni qua, non ti facciamo niente. Metto qui anche l'M3. Eccolo, guarda. Massimo l'ha individuato 2 o 3 volte. Eccolo. Eccolo lì. Quando sentite il suono è perché c'è la sagoma. Guarda, sopra. Guarda, guarda. Sì. Lo vedi? Madonna, ma che. Eccolo è? Là, porca miseria. Ma che roba è? Non so se la vedete. Ma quante braccia c'ha? A rinquadralo che spengo le lampade, se non si vede l'M3. Vediamo un po'. Lo vedete dov'è? Quello tracciato in rosso? È bello grande come personaggio, eh? Vieni vicino allo strumento, dai, che ti si fa due domande. Può venire? Se ti avvicini allo strumento, chi è che fa queste botte? No, non lo so, però. Aspetta che giro un po' la. La volta è venuta la testa. Si è sentito un tonfo. Un bel tonfo incredibile qui vicino a noi. Andiamo a vedere di chi si tratta. Chi è? C'è qualcuno qui? Lo strumento ora è a zero. Dai, esci fuori, fatti rivedere un'altra volta. Che non ho capito se sei uno solo o no. Comunque il segnale c'è, lui ci deve essere per forza. Il segnale c'è qua. È che sta lì dentro, sta, mica esce fuori. Sta, vedi? Sta lì nell'angolo. Solo nell'angolo, se sto di qua non lo becco mai. Perché guarda. Sta laggiù in quella parete là. Sembra dietro a sto tubo qui, sì. Guarda. Che finisce. Eccolo il tubo. Eccolo là, l'ho visto, eccolo. Guarda ora. Visto? Inquadralo bene, ecco lì. Lo vedete voi? La sagoma? È marcata di rosso la sagoma, eh? Nel Kinetic verde, la vedete? Praticamente è nascosto lì dentro. Si blocca ogni tanto perché è un punto dove, se abbasso parecchio la telecamera, c'è poca linea. Cinzia, siamo in un posto in montagna sopra Sarteano. E praticamente è stato soprannominato sto posto la sorgente maledetta, perché qui ci hanno praticamente giustiziato, ci hanno fucilato i partigiani, quindi ci sono rimaste delle anime. Siamo già stati una volta di giorno in questa zona qui e abbiamo percepito, guarda che bel segnale che c'hai nel Kinetic. Sì. Eccolo là. Ma vedi quanto è grosso? Accidenti, un omone lungo. Ma quante braccia c'ha? Io non riesco a distinguere. Le braccia ce l'ha due, solo che è dietro la rete e non si fa vedere del tutto. Eccolo lì, vedi? Senti, ma aspettate che se mi avvicino troppo alla parete praticamente dopo cala il segnale. Ci vive qualcuno? C'è un portacenere là, dove ci credete? Ma come fa a vivere qualcuno dentro? Che è mica, eccolo là, lo vedi? Porca miseria, c'è un portacenere con le cicche dentro. Dentro all'acquedotto, dentro all'acquedotto. Come fa a essere abitato? Come fa a essere abitato non lo so, ma quello è un portacenere con le cicche. Allora, abbiamo intravisto la sagoma di questo personaggio, solo che ancora non ci ha concesso qualche risposta usando l'M3
XK2, quello strumento lì. Senti, avvicinati a quest'altro strumento e fammi accendere le lucine, dai. Tanto ormai t'ho visto che sei qui. Non aver paura. Me ne accendi le lucine? Vediamo un po' se ci riuscisse di parlarci con qualche strumento. Probabilmente con l'M3. Però... vediamo un po' se ce la fa salire un po'. Che? No, questa è una moto. La moto c'è un avvicinati paese. A questo strumento, così ti faccio qualche domanda, vai. Questo si chiama M3, è un XK2. Avvicinati ancora di più, fai salire fino all'ultima luce. Fino all'ultima lucina. No, non mi basta così. Vieni più vicino. Vieni più vicino. Ancora. Fino all'ultima lucetta, quella rossa. Vabbè, ce l'hai quasi fatta, dai. Allora, io ora ti faccio delle domande, te usa questo strumento per darmi delle risposte. Allontanati un pochino perché sennò sale troppo. Un pochino. Ecco, bravo, fermo così. Ora ti faccio una domanda. Sei il partigiano che è morto qui? Se anzi, accendimi le lucine e dammi una conferma positiva. Sei un altro, non sei lui? Non risponde, eh? Ecco, ora sì, ha risposto. Ha risposto un sì, aspetta che lo ricontrollo. Mi dai un'altra conferma, se è un sì, se la risposta è positiva, accendi tutte le lucine fino in fondo. Non c'è colloquio, non vuole collaborare. Non vuole collaborare. Non vuole collaborare. Però l'abbiamo visto col Kinetic e sta già contento così. Non esce fuori da lì, eh. Guarda, intorno non c'è. Vediamo agli altri ingressi? Prova, guarda. Perché questo locale, questo posto ha altri due ingressi, se non sbaglio. Questa sorgente maledetta. Tengo sempre l'M3 in mano, vedete che mi assorbo. Questo è l'ingresso principale di questo, di questa sorgente. Sentite che suono che c'è dentro, si sente il rumore dell'acqua. Sarà incatenato, Irina dici? Che ti devo dire? Secondo me dovrebbe uscire fuori da qui. Guardate che stemma strano che c'è. Ah, vabbè, c'è tutto. Questo era un pezzo di... c'era un seguito. Sì, questa sembrava addirittura un cippo. No, questa è una lapide. Una lapide. Ho detto anno e poi ci sarà stato l'anno, è rotta. Molto probabilmente era il pezzo che era qui prima. Qui c'è un altro segnale, ma è stato fatto di recente. Comunque. Eccola qua, qua c'è un altro ingresso. Voglio vedere a questo ingresso qui se si vede qualcosa. Sei qui dentro? Guarda, c'ho l'M3 in mano, fammelo salire se ci sei. Fai salire tutte queste lucine, vieni vicino a me, non aver paura. L'hai visto col Kinetic? No, ha suonato e non l'ho. Eccolo là, si è avvicinato qualcuno. Aspettate che torni un po' più vicino, eccolo lì. Suona ma non appare niente. Ascolta, ti faccio una domanda, vai un po' più lontano però, perché così si accende tutte le lucine. Vai, bravo, aspetta lì. Rispondi a questa domanda, eh. Sei il partigiano morto qui in tempo di guerra? Se è un sì, accendi tutte le lucine. Fino all'ultima. Sembrava un sì, eh. Ascolta, ridammi un'altra conferma. Accendimi tutte le lucine se è un sì. Tutte fino in fondo, vai. Vieni vicino a questo strumento e accendi le lucine.
Ce la fai avvicinarti? Ma perché suona e non si vede niente? Eh no, perché lo devi tenere fermo quando... Ero fermo. Quando balletta un po'. Oppure lo devi aiutare con la lampadina tua perché non gli basta. Eccolo. C'è lì. Eccolo lì. Vediamo se riesco ancora a andare vicino alla porta. Era vicino alla porta d'ingresso. E se ne è riandato. Ma sento della musica là dentro. A quella si sentiva anche l'altra volta, ma non si è mai capito da dove. Ma che musica? Sembra un carillon. Allora aspetta che metto qui lo strumento, da qualche parte. Non la sento più. Poi dopo ti ci avvicini, eccolo lì. Allora lì c'è lo strumento, ravvicinati e fammelo salire tutto, dai. Voglio un'ulteriore conferma che sei qui. Tutte le lucine fino in fondo. Non solo quella verde, più su. Avvicinati di più. Avvicinati ancora. Più energia a quelle luci, così salgono, vai. Avvicinati. C'hai paura? Non collabora più di tanto, eh. Ecco la musica. No, queste sono le pompe quando parto. Non collabora più di tanto, però si è fatto vedere nel kinetic, si è avvicinato 3-4 volte lo strumento, perché ora è fermo, vedete? Non sale più niente. Bene, ci si sposta, vediamo se tante volte lui volesse uscire da qualche altra parte. Tanto Massimo c'ha in mano il kinetic, meglio di quello, per le sagome è il massimo. Ci sono gli aghi di pino, si scivola come matti. Vediamo se si vede qualche cosa di strano, eh? Qualche sagoma. Ti potresti avvicinare a noi? Vediamo se esce fuori dalla finestrella. Per chi si fosse messo in contatto in questo momento, siamo all'acquedotto La Sorgente Maledetta, dove in tempo di guerra, seconda guerra mondiale, furono giustiziati qui, furono fucilati parecchi partigiani. Quindi ce n'è rimasto qualcuno, con la loro presenza, sono rimasti qui, e uno l'abbiamo quasi contattato, però si vede che non è abbastanza energetico da ottenercela. È nel muro. È nel muro? Sì. Guarda. Guarda. Inquadro anche il cap, il kinetic. Era venuto fuori dal muro. Era qui. Quell'angolino? Sì, qui, proprio qui dove vedi. Aspetta, testa lì che io metto le braccia di qua, così vedo meglio il muro e il kinetic. Vediamo se salta fuori. Fatti vedere se ci sei, dai. Almeno nel kinetic. Dai, tanto t'abbiamo visto che ci sei da qualche parte, no? Buonasera a tutti ragazzi, quelli che sono entrati mentre eravamo in fase di ricerca. Un abbraccio generale dal gruppo GRP, Stefano e Massimo questa sera in uscita notturna in perlustrazione alla Sorgente Maledetta. Il posto è Sarteano, la provincia è Siena, sud della Toscana. Siamo alla Sorgente Maledetta, abbiamo contattato forse una presenza di un partigiano che è stato giustiziato qui. Ecco che risale un'altra volta l'M3. Si è sentito un rumore qui dietro. A parte che questo vento poi senti qualsiasi cosa nel bosco, però. Ah sì, sì. Però sembravano dei pazzi, eh? Dai, esci fuori, dai, fatti inquadrare un'altra volta. Esci fuori da lì? Tanto ormai hai capito che non ti famo niente. Noi siamo venuti in pace, con noi stai tranquillo, ti si vuol fare solo
due o tre domande, non c'è nessun tipo di pericolo. Se non c'hai energia, ricaricati dalle batterie di questi strumenti. Saluto tutti quelli che sono entrati mentre ero ristratto, ragazzi. Un abbraccio da Stefano e anche da Massimo che è qui con me. Siamo tutti e due dello staff GRP. Ecco il rumore. L'hai risentito anche sì, te? Sì, ho sentito un rumore di passi. Poi nel microfono EVP si risente. Quando vedo la registrazione risento anche questi rumori strani. Allora, voglio appoggiare un attimo su M3 qui vicino al muro. Vediamo se ci riesce di farlo avvicinare in qualche maniera. Ok. Allora, vedi questo strumento? Avvicinati e fagli salire un po' di lucine. Abbasso un po' le lampade perché c'è troppa luce. Potresti avvicinarti a questo strumento qui? Non ti si fa niente, siamo venuti in pace. Avvicinati lì, fai salire le luci così io vedo che ci sei e poi ti fa qualche domanda. Puoi avvicinare? Niente, all'inizio si è avvicinato due o tre volte e poi ora non vuole più saperne di avere un contatto con noi. Poi lo strumento è acceso. Certo, c'era l'audio spento, ma lo strumento è acceso. Non c'è verso. Però la cosa strana è che torniamo un pochino verso la stanza dove secondo me lui sta lì dentro, in quella stanza là. Forse verso quella stanza tetra dove secondo noi lui abita qui dentro. Vediamo se ci riesce stavolta di contattarlo un po'. Metto qui anche lo strumento. Se fermo, eccolo. Allora, vieni a questa finestra, dai. Puoi venire a questa finestra? Noi vogliamo solamente un contatto da te. Eccolo là. È salito l'M3. Eccolo, sempre lì. Eccolo. Sempre nell'angolino. Guarda. Vedi quella sagoma rossa che vedete, è lui che è in piedi. Si sta spostando dietro questa finestra, però purtroppo qui dentro noi non possiamo entrarci, quindi bisogna che lui si avvicini per forza di più a noi. Riusciamo solo a vederlo qualche volta, eccolo lì, nel Kinetic. Fatti vedere per intero, dai, vieni più vicino allo strumento. Sempre lì dietro al tubo. Ecco. E là, è là, è dentro la stanza. Ti fai vedere un po' meglio da noi? Ecco. È laggiù nell'angolo. Sì, del lo muro. Vedo dov'è, sta là dentro. Guarda, guarda. Sì, sì, è intero, eccolo là. C'ha una bella sagoma, è un bell'uomo grosso, alto. Fatti vedere un'altra volta, eccolo lì. Certo, c'è la rete di mezzo, capito? È un po' ferma il campo elettromagnetico, però si intravede lui, Bene, ragazzi, un po' di contatto c'è stato, dai, abbiamo individuato questa presenza di questo, secondo me è uno di quei partigiani morti qui. Lo strumento che è salito come un matto, eccolo lì. Allora avvicinati a questo strumento che sono sopra la tua finestra dove stai te, fai salire le lucine fino in fondo, quando sei vicino poi ti farò delle domande, però prima vieni vicino e fammi capire che ci sei. È lì, eh? Sì, è lì al tubo, guarda, è lì il tubo. Mica esce da lì dentro. Non esce da lì dentro. Potresti uscire da sta finestra?
sì, guarda, è fuori, no? È lì, è lì, è lì in mezzo a sassi. Vieni vicino a quest'altro strumento qui, vai. Aspetta, gli ci metto questo, così sale. Puoi venire vicino a questo strumento ora che sei fuori? A fianco allo strumento. Scappa via come... Fatti vedere. Beh, vai vicino allo strumento. Avvicinati con lo strumento lì. Se metto l'antenna nella rete, gli fa da schermo e perde sensibilità. Bisognerebbe che non toccasse nessuna parte. Oh, bravo, avvicinati. È qui davanti. Buonasera a tutti ragazzi, voi che entrate e magari ho le scritte un po' piccole, non sono riuscito a vedervi tutti. Comunque un abbraccio generale a tutti quanti. Da Stefano e Massimo del gruppo GRP abbiamo contattato questa presenza qui alla sorgente maledetta. Non è italiano. In montagna. Pensi che non sia italiano? Non risponde. Può darsi non capisce. Può darsi che non sia italiano. Sei un soldato? Sei italiano o no? Sei straniero? Se sei straniero fai accendere tutte quelle lucine. Intanto sei straniero non ti capisci. Ah già, è vero, se non capisci la lingua. Ma è che se è tedesco come fai a parlarci in tedesco? Io non lo so. O è tedesco o italiano? Inglese non penso. Aspetta un attimo, fammi concentrare. Sì, un po' di tedesco l'ha parlato. Lo so, ma è per, al volo. Vieni fuori, dai. Fatti vedere. Guten Abend. Ich bin Massimo. Tu bist ein Mann? E non risponde. Non risponde. Sei una presenza che è arrivata qui per caso? Chiediamogli, parli italiano? Ci dai una risposta con le lucine dell'M3? Dai, se parli italiano accendi le luci. Accendi tutte le lucine se capisci l'italiano. Perché visto che si parla del tempo della guerra potrebbe essere anche straniero. Sei stato ucciso qui. Sei una donna? Ci dà una risposta con l'M3? Attraverso le luci? Non ha voglia. Niente. Poi sparisce anche l'ora. Dal chinesi. E ora c'è manco. Eccolo. Dentro. Ah, c'è. C'è, appare, risparisce. Io c'ho il dubbio che sia più di uno. Che perché, siano due? Perché uno è piccolo e uno è grande come forma. Può darsi che siano. Ma sei un bambino? Sei un bambino? Non risponde nemmeno se gli fai le domande più semplici del mondo. Ecco, mi allontano un pochino. È stato ucciso qui in campo di guerra. Vuoi uscire da lì dentro? Ti fai vedere ancora? Si fa vedere, però questo piccolino là in fondo. Vediamo se è cristiano. Sei un cristiano? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vieni qui con noi? Sta rispondendo con lo strumento, ma molto basso. Leggero. O non c'è energia questo personaggio, che non è carico abbastanza. Non ci caga. Senti, se hai bisogno di energia, qui ci sono delle batterie, ci sono delle lampade. Prendi pure energia da qui, come spesso fate, io lo so che succede così, che a volte mi avete scaricato tutto, quindi prendi pure l'energia da qui per poi far funzionare quello strumento con quelle lucine che vedi, con i LED. Riesci a prendere energia? Senti, esci fuori da qui e ti fai vedere
magari in mezzo al bosco. Puoi uscire da qui dentro? Dai, io faccio il giro col Kinetic, vediamo se esci fuori, ti vedo da qualche altra parte. Allora, noi ci si allontana un attimo, tu esci dalla finestra, vediamo se ti fai vedere nel bosco da qualche parte, eh? Anche fra le piante, dove ti pare? Oh. Assolutamente niente. Fuori non si fa vedere per niente. Lui rimane lì dentro a questa cavolo di finestra, guardate là dentro che c'è. Ui! È impazzito cosa? Quando mi avvicino alla finestra. Ma perché lì dentro? Guarda, sta a vedere. Okay. Fammi salire lo strumento ora in questo momento. Bravo! Quindi sei qui vicino, me lo confermi? Fino in fondo, tutte le lucine. Sei qui vicino a noi? Posso farti una domanda? Sei il partigiano morto qui? Se non sì, accendi le lucine. Sei dentro. Sì, accendo le lucine, quindi secondo me è un sì questo. Ecco, ora si è abbassato. Sei quel personaggio che abbiamo contattato già una volta? Se è sì, accendi tutte le lucine. Sembra di sì. Sembra di sì. Ora allontanati, bravo, così. Oh, allora ora ci rispondi. Vai, ti fa delle allora, domande masse. Sei un militare, un soldato? Sembra un sì, sembra un sì. Allora, fermo un attimo. Sei stato fucilato qui o sei morto qui un tempo di guerra per altre ragioni? Sei morto qui? Ah, fagli la domanda specifica, fucilato o morto? Sei stato fucilato qui insieme ai partigiani? Sì, questo è un sì, questo è un sì. Quindi sei stato fucilato qui insieme ai partigiani. Sei un maschio. Senti, ma il periodo è quello? Seconda guerra mondiale? Dammi un sì, se è vero. No. Chi è? Deve essere qualcuno vicino a noi. Qualcuno, qualcosa c'era, sì. Ascolta, ti fa un'altra domanda, poi ti lasciamo in pace. Sei morto qui nella seconda guerra mondiale? Mi dai una conferma? Sì, sembra di sì. Questo è un sì. Senti, eri solo quando ti hanno giustiziato? Sembra di sì, quello era un sì. Aspettate che mi piazzo bene, che mi scivolano i piedi. Stai di qui. Ascolta, possiamo tornare anche un'altra volta se vuoi a farti qualche domanda, tenerti un po' di compagnia, sei d'accordo? Sì, sembra di sì, questo è un sì. Rosso fino in fondo. Ti ha preso gusto? Allontanati perché sennò lo strumento scoppia. Bravo, bravissimo. Senti, ti fai vedere un po' nel Kinetic una sagoma intera tua? Però per intero, eh? A massimo. Eccolo. Ah, eccolo lì, grazie. Fatti vedere per bene tutto intero. È alto però, eh? Senti, ci fai qualche rumore così? Ecco. Come dice Massimo, siamo sicuri un bel rumore che... dall'interno di questa stanza. Ci confermi la presenza? Un rumore, un suono? Quello che ti pare, un rumore o un suono, dai. Che è questo? No, questa era la pompa dentro dell'acqua. Ah, ecco, perché era un po' tetro come un rumore. In un primo... Oh, credo, eh. No, a me non mi è sembrata per niente una pompa. Era tipo vento forte, che non c'entra Senti, niente con il rumore Vediamo chi ha ragione. Ce lo rifai lo stesso rumore? Fai il rumore di prima. Non è una pompa, che è? No, era da qui dentro. Sì, ma lì camminava qualcuno.
Sì, ho sentito cammina ora. Vediamo. Chi c'è lì? Ma saranno un animale notturno? Ma se è un animale la forma me la dà lo stesso, eh. Non lo so. Chi è più vicino? No, è la roba dell'albero. Senti, ci rifai un altro rumore? Rifacci lo stesso rumore, per piacere. Grazie, le persone. Quel numero lì. Era questo il rumore, l'hai sentito? Ah, sì, questa è una pompa. Questa è la pompa. Puoi uscire fuori da qui e ti vedo nel kinetico intero? Ti fai vedere nel kinetico? Eccolo là. L'ho visto. Sì. Ma fatti vedere per intero, dai, ti fa solo una piccola ripresa. E poi sei in live, quindi ti guardano tutti. Eccola. Mo. Eccolo là, lo vedete? È là in piedi. È lì in piedi, vedete? La sagoma rossa. Ora si è visto bene. Ma sono due. Sono due? Sono due, Stefano. Aspettate che mi avvicino di più, devo cercare di capire se è uno o se sono due. Ma forse sono due. Forse sono due. Comunque uno prima è venuto anche addosso al K2 e all'M3 e ha risposto a parecchie domande e poi se ne è scappato. Eccolo, il rumore. E qui lui non so come si chiama. Quando parte la pompa, il relè, la pompa. C'è qualcun altro che si fa vedere in mezzo al bosco? Dai. Qualcuno che si fa vedere con l'M3 qui? Rumori ne avete fatti tanti, no? Sono due, sì, Irina. Ciao Maria, anche a te. Laura. Lucy. Ora sto guardando un po' di nomi perché finora ero abbastanza preso e distratto, diciamo così. Comunque vi saluto a tutti ragazzi, un abbraccio grande da Stefano e Massimo del gruppo GRP, che è questo che vedete ora, Massimo Mencarelli, Stefano Romagnoli, dello staff GRP. Siamo usciti per fare una perlustrazione notturna, io la chiamo così, volevamo fare tipo una urbex, e poi invece è successo che la presenza è venuta fuori, si è fatta viva e quindi è diventata un'indagine vera e propria. Niente, non si schioda da lì, c'è niente da fare, mi sta lì dentro. Si bloccano, io... sapete perché? Perché ho in questo punto poca linea, invece di qua ce l'ho di più. Può essere che ce ne sia due davvero qui dentro, perché se è vero che ce l'hanno fucilati tanti, un attimo lo dici, poi che qualcuno sia rimasto qui, sicuramente sì. Però la cosa strana è che solo se ti metti alla finestra del posto, certo. Vediamo se lo rivedo nel muro. Ci ho fatto le foto anch'io. Dopo riguardo. Comunque c'è qualcuno qui vicino a noi. Dopo riguardo. Guarda, guarda. Eccolo. Guarda. Ah, sta frugando la telecamera. Ma pensa, sì. Ecco perché saliva questo. Piccolino. Vedi vicino alla porta. E qui dentro? Fai accendere questo strumento se ci sei, dai. Sì, ne ho fatti due di filmati, uno in live col telefono e uno con la videocamera. Non l'ho visto quello prima, lo so.
sono cercato io. Ora l'ho visto. È mezz'ora che siamo lì. Ma che sarebbe quello che fa? Mi sembra un tavolino rosso. Aspetta che prendo l'altra telecamera. Ho girato lì. Un tavolino? Ma chi è quello a fare? Però tu magari non l'hai visto. O non ci ho fatto caso. Comunque si è fatto vivo due volte, tre, si è fatto vedere nel Kinetic. Sei qui vicino? Vediamo se l'appoggio qui, tante volte si è avvicinato. Guarda, ti ho messo lo strumento lì. Avvicinati più che puoi, fai salire vicino e fino a un fondo. Vicina, però scappa subito. Molto probabilmente o non c'è più energia, o, c'è più energia o si fida poco o è qualcun altro. Sei qui vicino a me? Ci ho fatto stanchino perché è la polvere di questi aghi di pico. C'è un pulviscolo, guarda la lampada. È il pulviscolo, sì. Guarda la lampada. Certo. Ce n'è una marea, guarda. Fa venire la tosse. È questa polvere di aghi di pino che irrita la gola. Sei qui dentro? Dammi una conferma con lo strumento. Fallo salire fino in cima. Lo fa salire un po' e poi smette. È come se non avesse voglia di un contatto con noi. Vediamo che c'è qui intorno. A forza di camminare su ste aghi di pino si alza la polvere e poi irrita la gola. Che è quella polvere sottile che fanno gli humus, i giacimenti di aghi di pino per terra. Esci fuori da questa sorgente, dai, fatti vedere per intero. Ciao Mark, buonasera. Silvia, che fai di bello? C'è anche Francesco. Ma non lo so se so bambini o se so veramente Irina e come si chiamano i partigiani che vennero fucilati qui, perché qui ci abbiamo trovato anche parecchi proiettili, bossoli, e c'è stata delle sparatorie incredibili. Proiettili sono da tutte le parti. Ma qui ce n'era, sotto quella pianta là ce n'era mezzo quintale. Ma anche qui di sotto io ci ho trovato. Era pieno qui da queste parti. Quindi probabilmente è vero quello che dicono, che qui c'è stata una grossa fucilazione e probabilmente sono presenze dei soldati. C'è poca linea? Grazie Silvia. Speriamo che la linea ci basti, perché poi si è già fatto parecchi minuti, siamo un po' fuori dalla norma, quindi noi non si fanno mai indagini più di un'ora e mezzo, perché poi dopo diventa lunga da guardarsi. Se la metti su YouTube non te la guardano perché stufa un po', quindi noi saremmo già a posto con il tempo. Diciamo che abbiamo fatto quello che si poteva. Do un ultimo sguardo qua. Andiamo a vedere l'ultima volta là la finestra dove sta quella presenza. Anche da qui, sì. Vieni fuori da quella finestra. No, se no. Okay. Che ha visto? Lo spengo perché fa dei falsi contatti, per ora è basta. Allora. Niente, dai,
Bene, noi ti si saluta, presenza buonissima, bellissima. Ritorneremo qualche altra volta a trovarti, se ci degnerai di un contatto migliore. Comunque grazie di tutto, riscenderemo verso valle da questa montagna. Io ringrazierei anche tutti gli spettatori, che stasera avete superato i 200 di numero, 220, 230 mi sembra in alcuni momenti. Vi ringrazio a tutti, siamo io e Massimo Meccarelli dello staff GRP. Se metto la telecamera così, eccolo, ci vedete a tutte e due. E probabilmente fra un po' ce ne andiamo, perché abbiamo fatto talmente tanto filmato che poi pure che dopo sia troppo, perché non si fanno gran video su YouTube, diventano veramente poi esagerati e lunghi da guardarsi. Vediamo se lungo la strada si trova qualche cosa. Stiamo scendendo a valle, ragazzi, eh. Poi ricontrolleremo tutti i video che ho fatto, perché ho fatto un video con TikTok qui con la live che è rimasto memorizzato, più avevo una videocamera full spectrum attaccata a questo apparecchio, quindi ho due video, uno in alta definizione e uno in bassa, e li riguarderò tutti e due, poi vi farò sapere, metterò su YouTube tutto e vediamo se c'è qualche immagine migliore di quella che abbiamo visto ed ottenuto, ma sicuramente sì. Sapete, no, che i nostri occhi non è che vedano più di tanto, invece gli strumenti sì. Siamo nel mezzo al bosco, Massimo ancora col kinetic in mano che cerca di catturare l'ultima presenza prima che ci avviciniamo alla macchina. Non si sa mai, perché qui è un posto particolarissimo. Ma forse qualcuno di voi no, quindi per qualcuno è una cosa abbastanza nuova. Invece io e Massimo Meccarelli sono più di 2 anni che si va a fare queste escursioni, sono parecchio avvezzi, si dice così, no? Alla situazione. Gatto? No, gli animali non le prende. No? Le vedi il gatto? Le vedi il l'occhio piano? No, no, gli animali non le deve prendere. No, no, le deve prendere, questo sono le persone. Ma che è un gatto? È un gatto. Penso che sia un gatto. Sì, sia un gatto. Ma no, il kinetic non deve vedere i gatti. Solo gli esseri umani, cioè le, no scusa, le sagome umane. La forma umana. Umanoidi. Umanoidi. Siamo arrivati alla macchina, ragazzi. Io vi saluterei a tutti quanti. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra pazienza. Ora girerò la telecamera di qua così vi salutiamo. Aspettate un attimo, inverti telecamera, eccola qua, c'è un po' poca luce, comunque siamo io e Massimo, vedete, in macchina, eccoci qua. Ciao, buona serata a tutti ragazzi, grazie della visita, un abbraccio generale a tutti quanti, buonanotte e veramente grazie a tutti, eh. Ciao ragazzi.